Avete bisogno di crediti o vorreste spacchettare trovando davvero dei top player? Link in descrizione, con il codice OM avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Su mio canale, signori, oggi andiamo avanti con la carriera con il Nottingham Forest, carriera che va avanti in contemporanea con quella del Newcastle di Menzo, quindi comunque trovate il suo link in descrizione, finito l'episodio andate a vedere il suo che ha caricato, perché li carichiamo insieme, quindi troverete già sul suo canale il suo episodio. Comunque, nello scorso episodio abbiamo giocato un amichevole di precampionato contro Giuse, contro il Napoli di Giuse 360, ed è stata un'amichevole veramente molto bella, se non l'avete vista andate a vederla. Ogni volta che nel calendario troveremo dei buchi tra virgolette, quindi dove avremo dello spazio, che siano 10 giorni, 8 giorni, insomma dove non ci sono gare, cercherò di inserire degli amichevoli contro altri youtuber italiani che portano la carriera allenatore. L'altra volta è toccata a Giuse, andando avanti col tempo vedrete tante altre collaborazioni, quindi mi raccomando, sosteniamo questa serie con un bel mi piace, superiamo i 2000 mi piace per il prossimo episodio. Comunque, allora, abbiamo chiuso lo scorso episodio parlando di giocatori di esperienza, siamo riusciti a chiudere comunque 3-4 colpi lo scorso episodio. Andiamo a vedere un attimo per ruolo quelli che sono i giocatori. Allora, in attacco è arrivato Dolberg, ragazzi, veramente fortissimo come statistiche e soprattutto come potenziale, quindi comunque ringrazio chi me l'ha consigliato, ed è arrivato anche questo Chaplin, che comunque anche lui ha un buon potenziale. Quindi abbiamo 5 attaccanti. Però mi avete detto, guarda, ma Veios non è tutto sto granché, non cresce nel tempo, nonostante abbia ancora 24 anni, quindi magari vendilo e compra qualcun altro. Effettivamente non abbiamo mai parlato di chi vendere a livello di giocatori, quindi iniziamo a mettere un po' dei paletti, tra virgolette, dei giocatori in vendita, sempre parlando per ruolo, quindi partendo dalla fase, dal reparto offensivo, che è quello che stiamo curando, e poi parliamo di chi andare a visionare. Quindi aggiungiamo alla lista trasferimenti, si è appena unito al club Veios, quindi non possiamo, ragazzi, aggiungere alla lista trasferimenti, ce lo dobbiamo tenere. Però un altro attaccante effettivamente potrebbe far comodo, perché ho visto che c'è una gara ogni 3 giornate, praticamente ogni 3 giorni, quindi comunque sicuramente cambieremo le coppie d'attacco molto spesso, e metti caso che si rompe uno, dobbiamo sicuramente avere le alternative. Adesso abbiamo Veios, Dolberg, Chaplin e Bentner, stop, quindi 4 attaccanti, un quinto effettivamente fa comodo. Abbiamo Brereton, che sul mercato ci avevano fatto un'offerta, quindi secondo me partirà, quindi lui non lo conto neanche. Poi abbiamo questo Dumitru, che è arrivato in prestito, e abbiamo Lika, che potremmo aggiungere ai trasferimenti nostri, appena unito. Non lo uso perché comunque ha un ruolo che non uso, diciamo, però vediamo, ecco. Quindi, tra virgolette, top player, diciamo, per la nostra media, ecco, d'esperienza. Allora, il primo nome è il mister sobrietà, signori, Marco Boriello. Non so, esatto, non è mai stato seguito, visto, quindi lo facciamo seguire. È appena arrivato all'Atalanta, attenzione, per 1.700.000, dall'Atalanta, scusate, al Cagliari. Quindi, boh, vediamo che cosa ci dice il nostro osservatore. L'altro è l'altro bomber, mister Big Mac Maccarone, Massimo Maccarone, 36 anni. È chiaro che, ecco, lui, per dire, si vuole ritirare a fine stagione, non possiamo fare un contratto, quindi comunque non possiamo guardarci. Drogba, che mi avete assillato con Drogba, ragazzi, abbiamo iniziato la carriera forse quando Drogba non era ancora stato inserito, quindi è stato inserito dopo, quindi diciamo che il database non è aggiornato con Drogba. Chiaramente, per dire, c'è, faccio un esempio pratico, Oscar, che è andato in Cina, c'è ancora, eccolo qui, c'era e l'hanno lasciato, qui è stato ingaggiato, per era svincolato, è stato ingaggiato dal Bayern Monaco. Questo era un esempio per farvi capire. Comunque, l'altro nome carino e stuzzicante che mi avete detto, che non è vecchio ma è giovane, ragazzi, è Yaya Sanogo. Io Sanogo lo conoscevo da 7 anni fa circa, quando giocava a Football Manager, e lui diventava veramente un animale assurdo. Adesso io non so se con il tempo si è cambiato, 85 di forza, 82 di elevazione, 76 accelerazione, giocatore molto alto, 1,94 m, quindi buono. Quindi non so, è sul mercato, attenzione, è sul mercato, potremmo provare ad acquistarlo, lui potrebbe essere il nostro quinto attaccante. È sul mercato, io adesso lo aggiungo alla lista preferiti,
perché voglio aspettare anche a vedere quanto mi può costare Borriello. È chiaro, a parità di prezzo, quindi un milione e un milione, mi butto su Sanogo perché è più giovane, questo è chiaro ma sicuro. Però aspettiamo, temporeggiamo, diciamo, e vediamo che cosa ci dicono. Nel frattempo possiamo andare a giocare la prima partita ufficiale della Championship, quindi prima partita ufficiale di questa stagione con il Nottingham Forest. Andiamo a... oltretutto non abbiamo mai visto le altre maglie, ragazzi, questa è la seconda maglia e questa è la prima, quindi non abbiamo, diciamo, troppe alternative. Direi che questa qui comunque va benissimo. Andiamo a sistemare la formazione. Per adesso diamo sempre spazio alla coppia Assombalonga-Bentner, c'è Fosu Mensah che debutta, abbiamo Oxford in panchina, abbiamo come si chiamano, Chaplin e appunto Dolberg che sono appena arrivati, c'è Reed che anche lui è appena arrivato, quindi comunque nel corso della partita sicuramente li faremo entrare. Mi raccomando, mi piace e come sempre forza Nottingham Forest, signori. Debutto, signori, in Championship contro il Burton Albion. Debutto per noi sulla panchina del Nottingham Forest a livello ufficiale, diciamo. Ci siamo portati a casa, abbiamo vinto il torneo precampionato. L'amichevole con Giuse è andata come è andata. Oggi qui però in campionato dove tutto è fondamentale, Fosu Mensah che debutta, appunto, trasferimento 6 milioni, in realtà è arrivato in prestito, li pagheremo il prossimo anno, ma ci pensiamo e piangeremo, diciamo, il prossimo anno. Tutto pronto, signori, qui il capitano, il nostro Lansbury, direi che ci siamo. Capitano probabilmente diventerà Bentner andando avanti col tempo, chi lo sa, lo scopriremo solamente vivendo, come si dice, no? Dai cavolo, cerchiamo di portarci a casa sta vittoria. Vai Coin, vai, si ferma. Per Bentner, di nuovo Coin, attenzione, bravi, 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 dai, 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 bellissima sta palla per Bentner, col fisico lo tiene, attenzione Bentner, Bentner dentro l'area, può fare il cross dentro, deviato, calcio d'angolo, deviato, no, ma era stato deviato, evidentemente non è stato deviato, però dai, va bene, grande il nostro Bentner, eccolo qui, Bentner nello spazio, vediamolo, servito benissimo, attenzione Bentner, qui per il compagno, non si è riusciti a tirare, oh, ci ha steccato, arbitro! Bentner tira, parato, deviato, ma che cavolo, lì ci aveva steccato. Occhio in fascia. Attenzione, hanno il pallone loro. Pereira prova ad andare, mamma mia, Stojkovic. Bravo così. Non bisogna rischiare lì. Oh, pallone recuperato, attenzione. Dai cavolo. Coin. Non è proprio il più veloce, però va bene. Assombalonga, attenzione, potrebbe partire in velocità Assombalonga. Mamma mia, se l'è allungata un botto. E poi niente, si schianta letteralmente. Bentner. Fosu Mensah. Dai, Assombalonga. Di nuovo qui, Lansbury. Attenzione, Lansbury, salta un uomo. Dentro l'area. Oh, calcio di rigore. Calcio di rigore, attenzione, calcio di rigore. E si spegne tutto. Attenzione, calcio di rigore. Qui Lansbury, il nostro numero 10. Prima lo salta, poi pam, viene segato. Calcio di rigore. Di qui non si scappa, signori. Bentner. Dagli 11 metri, Bentner, attenzione, la butta la parata, non ci credo. Avevamo l'occasione di andare in vantaggio, non ci credo. Parata. Ho detto tiro centrale, ma che cazzo, parata, signori. Bentner, così si brucia un'occasione. No, la tenuta, infame. Recuperato, bravi. Fosu Mensah, dai. Assombalonga. Faccia girare il pallone bene, dai, Fosu Mensah, qui è, sale Fox. Potrebbe servire il compagno? Attenzione Bentner, dal limite dell'area, il destro! Si fa perdonare! Niklas Bentner! Mamma mia, ragazzi, 5.000 mi piace, mi compro la maglia di Niklas Bentner, porca miseria. E andiamo così con la 14, l'esperienza, guardate lì qui, bello, la palla qui. Lansbury la mette dentro, poi da lì mette dell'aria, boom, il destro secco. E andiamo così, Niklas Bentner, signori, porta in vantaggio il suo Nottingham Forest dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Qui si rifà, signori, e si va a prendere tutta l'esultanza, ragazzi, mamma mia, grande così. 1-0 al 53esimo, che show! Fosu Mensah recupera il pallone, mamma mia, ragazzi, Fosu Mensah che bombe. Niklas Bentner, attenzione, dall'altra parte sta salendo Coin. Coin si ferma. Qui per Bentner, attenzione! Oh, steccato dentro l'area! No! Non dice niente l'arbitro, sono caduti in due. Porca miseria! Fosu Mensah recupera, attenzione, Bentner di nuovo dentro l'area! Assombalonga ci prova così a caso! Ha recuperato il pallone da Coin. Attenzione!
Dall'altra parte, Bednar, attenzione dentro l'area, Bednar! Potrebbe chiudere così! Non è entrato, ma guarda te, mai una cazzo di gioia, ragazzi, veramente assurdo. Cioè, quello doveva solo entrare e invece neanche quello, incredibile. Allora è nostro, attenzione. C'è Pereira di là. Bednar. Attenzione lì. Belli ti scambi, Dolberg! Mamma mia come l'ha seccato. 2-0, chiudiamo la partita all'86esimo. Entra Dolberg al posto di Assomba Longa e segna così la rete del 2-0. Bello sto scambio, come abbiamo aperto bene la difesa. Guardate lì, Pereira per Bentner che appoggia Nosberry, che la mette lì lui di prima e non si è neanche girato, portiere immobile. Cioè, guardate lì, bam, di prima, a fil di palo, dove il portiere può solo girare, girarsi e raccoglierla da dentro la porta. Kasper Dolberg, debutto e gol per lui. Miglior debutto non poteva esserci, sia per lui, ragazzi, sia per noi sulla panchina del Nottingham Forest. Lansbury, Bentner, dall'altra parte. Attenzione che ho visto partire, no, non era per lui. Mamma mia Dolberg, ragazzi, non ci credo. Mamma mia Dolberg, ragazzi, mamma mia Dolberg, che spettacolo. Non ci credo, io non volevo servire lui, ma volevo lanciarla dall'altra parte. Lui invece entra, firma così una doppietta e poi è entrato tipo al 60esimo, cioè quindi comunque si è giocato 30 minuti di gioco. Signori, la qualità qui, la qualità nei piedi di Dolberg, portiere di nuovo immobile, la mette sempre là dove era entrato il suo primo gol. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Occhio, però non è finita la partita, eh. Mi raccomando, facciamo attenzione, manteniamo la porta inviolata. Finisce qui la partita, signori, 3-0. Esultiamo tutti quanti. Guardate i giocatori a metà campo che erano lì che facevano sì! Dolberg, doppietta per lui. E poi Bednar, dopo aver sbagliato il rigore, l'ha messa dentro anche lui. Tanta roba, signori. Grande, grande questo debutto. 9 tiri se importa, non abbiamo concesso nulla al Burton Albion. Giocatore venduto Brereton, quindi ci hanno fatto offerta. 160.000 sono stati aggiunti al budget. Svilar, ragazzi, ha accettato il nostro contratto, questo giovane portiere che dovrebbe esplodere, diventare anche lui una bomba, diciamo così, tra virgolette. Nuovo giocatore in arrivo, Svilar, ovviamente, che abbiamo appena acquistato. Adesso andiamo a fare gli allenamenti, ma li sistemo perché chiaramente abbiamo dei nuovi giovani che si sono aggregati al gruppo. Ok, simuliamo tutto quanto, vediamo un po' come vanno questi allenamenti. 2A, mamma mia, 2A 1B, ottimo così. Questi sono giocatori che andrò a allenare per un po', visto che comunque sono molto giovani e possono crescere ancora tanto, quindi voglio investire tanto su di loro. Ok, adesso FLK, ragazzi, primo turno. Posso fare una richiesta? Chi è questo? Jacovitti. Speravo che potesse spendere tutta quella rosa e darmi la possibilità di giocare. Jacovitti, andiamo a giocare questa partita contro il Morecambe. Non so che squadra sia, non so di che lega sia, se sia effettivamente della Championship o della League One, della League Two, insomma, di una lega ancora più bassa. Direi quindi di fare dei cambi, ovviamente. Quindi facciamo un po' di cambi. Oxford, Reed, Lansbury è l'unico che è rimasto dalla partita precedente. Chapin debutta, c'è Assomalonga davanti di fianco a lui. E Svilar debutta anche lui. Penso di utilizzarlo come portiere in coppa. Vediamo se poi piano piano si conquisterà un posto anche da titolare in campionato, ovviamente. Quindi dopo il debutto in campionato debuttiamo anche in FLK, ragazzi, contro il Morecambe qui a Forest Park, al Forest Park Stadium, lo stadio appunto del nostro Nottingham Forest. Siamo partiti molto bene in campionato, 3-0 secco subito così. Assomba Longa è rimasto a secco nella prima partita, cercherà sicuramente di rifarsi oggi. Abbiamo tanti debutti che quindi cercheranno di farsi notare. Qui il nostro biondino, il nostro Assomba Longa, signori, ci siamo. Dai cavolo, andiamo a portarci a casa anche questa partita. Assomba Longa intercetta questo pallone. Lansbury si è girato, ha provato a tirare così come veniva. Cosa ha fatto alle braccia, ragazzi? Oh mio Dio, cosa è successo? Cioè, no, l'avete visto? Fate un frame, ragazzi, fate una foto, quella parte del video, guardate le sue braccia, vi prego. Cioè, no, qui voglio 5.000 mi piace, ragazzi, per queste braccia qui. Fatemi una foto, taggatemi su Instagram, ragazzi. Mamma mia, che roba che era quel braccio, bruttissimo, veramente, faceva troppo senso.
questo sul secondo palo e niente, rimessa al fondo, ma solamente per vedere il braccio che si piegava ne valsa la pena. Però attenzione ragazzi, che non è finita, perché siamo ancora qui. Cash, vediamo un po' col suo destro sopra la traversa, di nuovo calcio d'angolo, un massacro per ora, assolutamente un massacro. Cioè, facciamo fare un cross fatto per il verso, sì, però esce il portiere stavolta. Lansbury recupera, ok. Attenzione Chaplin qui, libera Sombalonga dentro l'area, si ferma Sombalonga, il tiro giro, mamma mia Paolo Gol, mamma mia dove l'ha messa Sombalonga, signori, qui deve dabbare un pochino anche lui, perché veramente si è sparato un gol pazzescamente incredibile. Qui ha tolto il tempo al difensore fermandosi, guardate qui, la palla gli arriva, lui frena verso l'interno, toglie il tempo al difensore, qui può tirare, guardate lì, pam, Paolo Gol all'incrocio. E qui signori, gli applausi che partono per il nostro Assombalonga, spettacolare, il nostro Asson, gran gol, guardate tutti i tifosi con le mani nei capelli perché dicevano ma dove l'ha messa, quindi tanta roba signori, 1-0, 29esimo, grandi, ok, bravo, bravo, Li Chai, insegue bene, recupera il pallone, Assombalonga, eccolo qui signori, autore della rete, c'è Svilar che chiede il pallone nello spazio. Vediamo, si ferma di nuovo qui per Lansbury, attenzione Lansbury, Assombalonga si gira bene, arriva un compagno, no, non sono riuscito a tirare, forse era meglio tirare con Assombalonga, attenzione però ce l'abbiamo ancora noi, Chaplin, Assombalonga, eccolo lì, traversa, non ci credo, ma che cazzo di sfiga, traversa, ma guarda te, poteva fare la doppietta, chiudere la partita, ma porca miseria, adesso invece il contropiede, arbitro fischia alla fine, grazie che almeno... non facciamo danni, occhio qui, potrebbero fare un cross dentro, oh, mamma mia, prete esterna, Rose, stiamo attenti perché penso siano partite secche. Chaplin, eccolo qui, nello spazio qui per Jacovitti, potremmo andare a fare un cross dentro, dove c'è dall'altra parte qualcuno, vediamo se calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo, c'è un ottimo volo d'angelo, perché non l'ha fatta battere subito lì, porca miseria. Lansbury di testa, pallone che è ancora nostro, eh. Vaughan, potremmo andare a fare un cross dentro, lo fa, di nuovo calcio d'angolo. Fammi un bel cross dentro, dai, uno stacco bello, la traversa di nuovo, il pallone lì, che cosa succede? È fuori gioco? Ma dai, cioè, comunque di nuovo traversa, ragazzi, non vogliamo... Ci piacciono queste traverse a noi, occhio lì. Madonna, siamo sul pari, signori, attenzione, cosa fai? Dove la metti? Madonna Svilar, ragazzi, cosa sta succedendo? Qui dobbiamo spazzare via. E probabilmente di nuovo potremo partire da soli se ci arriva il pallone. Attenzione, vediamo un po'. Rinvio subito lunghissimo. Cazzo, ci hanno già preso e recuperato. Però vediamo se in velocità lo riusciamo a superare. Vai Chaplin. No, se l'è allungata. No, no, cavolo. Quella era buonissima. Porca miseria, se l'è allungata. Rimessa laterale, vediamo se l'arbitro fischia alla fine. No. Arbitro fischia alla fine, porca miseria, ormai è, cioè, finita, basta, no? Di chi è sta rimessa laterale? Chi la dai? Occhio al contropiede adesso, madonna, ce lo siamo cercato però sto contropiede, eh. Finisce qui la partita. Mamma mia ragazzi, 2-0, 1-0 scusate, 1-0. Con tante traverse, è stata abbastanza giocata anche dall'altra parte, dal Morecambe. Grandi così signori, 2 vittorie su 2 nei 2 debutti nelle 2 competizioni diverse, quindi tanta tanta roba. Veniamo un po' dall'ufficio, cosa ci viene detto? Jacovitti forse, esatto, che ci ringrazia, tranquillo Bomber, speravo arrivasse qualche resoconto su Boriello, su Maccarone, su il nostro Bomber Yaya Sanogo, e potrebbero essere arrivati, esatto. Attenzione, attenzione signori, sono arrivati i resoconti su Boriello e Sanogo. Allora, Sanogo, vediamo un po', eccolo qui, 1.400.000, 46.000 a settimana, chissà per quanto potremmo portarcelo a casa. Abbiamo comunque abbastanza, abbiamo messo questo giocatore sul mercato, dunque dovremmo riuscire a prenderlo per una cifra vicina al suo prezzo di base. Io vorrei provare con 500.000 euro, perché poi il problema qui dopo è lo stipendio che prende tanti soldi, ragazzi. Vediamo invece il Boriello, che cosa ci dicono, eccolo qui, è appena arrivato, lo sappiamo, il suo valore di mercato è ovviamente più alto, si è appena trasferito, non ha intenzione ad andarsene, quindi, e prende anche di più di Sanogo. Io
Mi sarebbe piaciuto portare Borriello a Nottingham Forest, ragazzi, però tra le due, visto che prende anche 60.000 di stipendio, mentre Sanogo ne prende solamente 40.000 e volendo possiamo trattare anche per meno, diciamo, ci tocca far così. Vediamo un attimo che si è, ragazzi, mostrate un potenziale, vediamo quanto costa che si è, che è apparso qui così. Facciamolo seguire, ragazzi, no, termina in carico, no. Aggiungiamo la lista preferiti, cazzo, diventa veramente veramente forte che si è, o che si Leitner, anche questo diventa una bomba, ragazzi, appena arrivato dal Borussia Dortmund per 5 milioni, vabbè, ci credo, diventa veramente veramente forte. E qui abbiamo Locatelli, che lo davano in prestito, però non ci davano il riscatto, diciamo, io di far giocare un giocatore che poi non rimane a me, diciamo, di farlo crescere, mi scoccia sempre abbastanza, per questo che mi piace sempre comprarli, diciamo. Quindi, ragazzi, abbiamo scovato Borriello, possiamo prendere Sanogo per chiudere il reparto attaccanti. Il prossimo episodio vorrei incentrarlo sul centrocampo, quindi che sì, adesso l'abbiamo fatto seguire, giocatori di esperienza, non lo so, fatemi sapere voi. Per oggi è tutto, 2 vittorie su 2. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili, il canale di Menzo, c'ho delle magliette, dei crediti, Instagram, mi raccomando attaccatemi su quella foto lì di quel braccio a metà così, ragazzi, perché è veramente assurda. Se cliccate qui potete iscrivervi, ragazzi, mentre cliccando di qua appunto potete passare a vedere il video di Menzo. Grazie di tutto, grazie del supporto, superiamo i 2000 mi piace e come sempre ci vediamo al prossimo video.